Ciao ragazzi, buongiorno, sono Marco Ottica Bianchi, responsabile settore sport e outdoor del negozio. Quest'oggi procediamo con l'unboxing di Age 1030 Plus, il top di gamma per quanto riguarda Garmin e per quanto riguarda tutto il settore cycling. Apriamo la confezione e vediamo cosa troviamo dentro. Dentro la confezione c'è il nostro device che si presenta nero, quindi adattabile su tutte le bici, e poi abbiamo dentro la confezione tutti i suoi accessori, compreso un piccolo manuale di istruzioni. Ricordo sempre che il manuale di istruzioni Garmin va scaricato dal sito e sono manuali un pochettino più complessi. Cavetto per la ricarica, adattatori per il manubrio con gli elastici, nel caso qualcuno voglia montare il dispositivo non con la staffa ma sulla piega, sull'attacco manubrio, e questo invece è la sua staffa per poterlo collocare nella parte frontale del manubrio. E dentro troviamo le brugole per poter stringere la staffa stessa, gli adattatori, nel qual caso l'anello di chiusura sia troppo grosso rispetto alla piega del manubrio, il laccetto di sicurezza, la staffa stessa, una staffa di proporzioni e di lunghezza maggiore per supportare la maggior lunghezza del dispositivo. Dietro Garmin, in questa nuova staffa, ha collocato un'altra unità per un aggancio che può supportare sia i fanali Garmin stessi che un pacco batterie ulteriore. Eventualmente Garmin fornisce anche la versione con fascia cardio, la fascia cardio dual che è già inclusa nella versione appunto bundle, e i nuovi sensori di velocità e cadenza. Quindi le versioni, diciamo, di questo dispositivo, fermo restando che il device è sempre il solito, sono la versione base senza fasce e sensori, la versione bundle con fascia dual e sensori di velocità e cadenza. Ovviamente questo è un dispositivo touchscreen che si collega con Strava, ha un display da 3,5 pollici, pesa 125 grammi e la batteria ha un'autonomia di 24 ore. Ovviamente Strava e i segmenti sono vincolati al fatto di avere l'abbonamento a Strava Premium. Può essere collegato con il sensore di potenza che trasmette in tecnologia Antupio Bluetooth. Tra l'altro, vi anticipo questa novità, tra poco, anzi, tra poco, sono già usciti i nuovi pedali Garmin nelle tre versioni Look, Keo, Shimano SPD e quelli per mountain bike. Quindi questo diventerà un oggetto completissimo per le vostre uscite in bicicletta. La cosa intelligente che ha fatto Garmin è inserire anche una serie di dinamiche, che sono le dinamiche mountain bike, come i salti, che visualizzano durante la corsa, oltre che al dislivello del percorso, anche quello che è i salti che vengono compiuti con la bicicletta durante il percorso. Ha la funzione live track per poter tracciare tutti gli utenti con cui si esce. Ovviamente ha le mappe, quindi è cartografico, e ha la possibilità, che vedremo la prossima volta, di poter acquisire direttamente dal profilo dell'utente tutte le impostazioni del device precedente, perché il device precedente ovviamente sia Garmin. Spero che questa piccola presentazione vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, potete mettere un mi piace sul nostro canale YouTube. E come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao!